Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di fragranze autunnali. Vi parlo proprio delle mie scelte per l'autunno, i profumi che io preferisco di più in autunno, però vi dico già che sicuramente seguirà una seconda parte, perché ovviamente non sono solo questi, l'autunno è lungo ed è anche una di quelle stagioni che ci permettono davvero di sbizzarrirci e indossare anche fragranze un po' più impegnative e avvolgenti rispetto all'estate e alla primavera. Iniziamo subito con una fragranza che in realtà dovrebbe catturare l'atmosfera di Parigi in primavera, per cui non è tanto calzante, però è una fragranza che io amo indossare in autunno, forse perché è molto molto polverosa e talcata, e sto parlando di Paris di Yves Saint Laurent, creato nell'82 da Sophia Grossman, appunto con lo scopo di dare vita ad un'ode per Parigi, un'ode appunto che celebrasse l'amore che Yves Saint Laurent aveva per la sua città, appunto per Parigi. È un profumo questo molto fiorito, quindi fiorito con la F maiuscola, uno di quei fioritoni anni 80, molto molto ricchi e opulenti. La piramide olfattiva è infatti davvero molto molto ricca, però posso dirvi subito che è una fragranza principalmente polverosa, costruita intorno a due note fondamentali che davvero la caratterizzano, che sono la rosa e la violetta. Quindi sì, sicuramente un sentore cosmetico, un sentore appunto polveroso che ricorda i vecchi rossetti, le vecchie ciprie, ma non abbiamo soltanto queste due note, è davvero una piramide complessa, però indubbiamente è una fragranza dove qui abbiamo davvero questo binomio inscindibile tra rosa e violetta. Se vi piace questo genere di profumi, andatela a sentire perché tuttora oggi è un best seller e vi consiglio l'Eau de Parfum, nonostante io in questo momento vi stia mostrando l'Eau de Toilette Vintage. L'eau de toilette attuale secondo me è davvero troppo impoverito rispetto a quella che era la versione degli anni 80, per cui a questo punto vi consiglio di provare l'eau de parfum. Per me l'autunno vuol dire anche un profumo particolare che ricorda una mela rossa, una mela stregata. E ovviamente parliamo del mitico Hypnotic Poison o Hypnotic Poison. Profumo che, ok, è vero, si sente ovunque, straimitato, ma questo perché ha fatto scuola, questo perché è un profumo buonissimo. Quindi non parliamo tanto di lui perché è un profumo davvero molto molto noto e conosciuto, ma vi voglio parlare di un profumo che si ispira all'Hypnotic Poison senza essere davvero un dupe dell'Hypnotic Poison, ovvero Passioni Floreali di Bottega Verde. Non so se ne avete già sentito parlare, per me è stata una novità, mi è stato regalato ed è una fragranza che mi ha molto sorpresa Quando l'ho sentito ho subito pensato che fosse incantevole, buonissimo, super talcato, vanigliato, un po' speziato come piace a me, e ovviamente andando a fare un check, un controllino su Fragrantica, cosa mi ricorda? Ovviamente mi ricorda l'Hypnotic Poison, e effettivamente già dai colori nero e rosso qualcosa potevo anche intuire. Nonostante questo, secondo me, come vi dicevo, non è un dupe vero e proprio, cioè non è la copia conforme, anzi, a mio avviso è quasi più intrigante, forse perché appunto stufa in un certo senso del classico Hypnotic. Questa è una versione più oscura, più legnosa, forse anche un po' più ambrata. Insomma, è una versione dell'Hypnotic meno dolce e questo devo dire che non mi dispiace affatto. Anche le prestazioni sono ottime, per cui io vi consiglio di dare un'occhiata a questa meraviglia. E questo è Passioni Floreali di Bottega Verde. L'autunno, soprattutto l'autunno inoltrato, quando ci avviciniamo un po' alla festività Halloween, per me non può che far ricordare, non può che proprio richiamare alla mente la mela stregata per eccellenza, e sto parlando del classico, quasi mitologico Poison di Dior, creato negli anni 80, se non mi sbaglio nell'85, ed è un profumo che è stata davvero quasi la deflagrazione di una bomba all'epoca. Pensate che era proibito in alcuni locali, in alcuni ristoranti particolarmente chic di Parigi, era vietato indossare questa fragranza perché era davvero atomica, era fortissima e intossicante effettivamente. Ho dedicato un'intera recensione su questa meraviglia sul mio canale, ve la inserisco qui da qualche parte in sovrimpressione e ovviamente il link anche giù in info box.
Comunque sappiate soltanto che è un profumo che ancora oggi vende tantissimo, un caposaldo della profumeria. Una fragranza molto complessa, è un fiorito, è un fruttato, è dolce, ma è anche speziato, è balsamico, è davvero tutto, è davvero caleidoscopico. Una fragranza che si apre con un sentore davvero molto particolare, balsamico, e successivamente poi si riscalda, emerge un cuore fiorito dove il protagonista indiscussa è una narcotica tuberosa che io amo follemente. Abbiamo poi anche il miele, appunto i legni, le spezie, è davvero, è un tripudio, è un caleidoscopio. Quindi il mio consiglio è di andarlo a sentire e di provarlo. Io ho impiegato diversi anni per imparare ad amarlo, però adesso per me è davvero un must have, non mi può mai mancare. E questo è Poison di Dior. Un tipo di fragranza che adoro quando le temperature cominciano a diventare più freddine è quella ai fiori d'arancio, ma fiori d'arancio riscaldati da una qualche nota vanigliata, ambrata. E in questo caso la mia scelta ricade su Seville à l'aube di l'Artisan Parfumé. Seville à l'aube, ovvero Siviglia all'alba, è una fragranza strepitosa creata da Bertrand Duchaufour e che però non è più in produzione, quindi non mi voglio dilungare su questo profumo perché so già che dispiace a chi non lo conosce, chi non lo possiede, perché è davvero molto difficile riuscire a comunque conoscerlo, a sentirlo. Ma visto che ahimè non esiste più Seville à l'aube, non si trova più nei negozi, vi parlo di altre due fragranze fiori d'arancio secondo me perfette per la temperatura più fresca e anche fredda, perché no? E sto parlando di Perdizione di Nobile e di Zucchero di Neroli di Dede Arte Profumata. In entrambi i casi troviamo una fragranza che coniuga la freschezza del fiore d'arancio e appunto del neroli con invece tutta una serie di note che fanno da base e che esaltano la bellezza di questo fiore, però gli danno anche una grande dolcezza, quindi note vanigliate e ambrate. In entrambi i casi sono due profumi molto forti, decisi, ed è per questo che io preferisco indossarli con il freddo, con la temperatura più fredda, perché sono davvero tanto tanto forti per l'estate. E vorrei concludere questo video dedicato alle fragranze autunnali, il primo video, perché sicuramente ce ne saranno altri, come vi dicevo, a un profumo che mi ha fatto innamorare e di cui mi innamoro periodicamente, quindi mi innamoro e mi rinnamoro di questa fragranza, ovviamente di quale maison secondo voi? Ma ovviamente della Maison Guerlain. E sto parlando di L'Heure Bleue. L'Heure Bleue è un profumo magico, secondo me, un profumo commovente, un profumo romanticissimo ed è una fragranza molto molto particolare. Si apre con una nota di anice che comunque si sente appunto all'inizio, in coppia con un sentore agrumato dato dal bergamotto. È un fiorito e troviamo molti fiori viola, come ad esempio l'iris all'interno di questa fragranza, la violetta, però non è una fragranza alla violetta, direi che qui c'è da un contributo alla sinfonia generale, però non è una fragranza alla violetta, quella è Insolence. È una base più ambrata, speziata, avvolgente, insomma come vedete è un profumo molto complesso. Posso solo dirvi che L'Heure Bleue è sicuramente il trionfo di quell'accordo mitologico, di quell'accordo famigerato che determina la firma olfattiva stilistica di Guerlain e definisce il DNA delle sue fragranze, ovvero la Guerlinade. All'interno di questo profumo c'è il trionfo nell'asciugatura, nel dry down della Guerlinade, che a me fa letteralmente impazzire. Comunque trovate un intero video dedicato alla Maison Guerlain nel mio canale. All'interno di questo accordo ci sono alcune componenti, non abbiamo la certezza, però sicuramente troviamo un bouquet floreale dove è presente l'iris, è presente la rosa e il gelsomino. Troviamo anche delle note più calde, come ad esempio la papatonca e la vaniglia. Vi sto mostrando un vecchio pack, quindi diciamo attualmente in commercio. Trovate una versione diversa, una versione dove l'etichetta è blu, quindi perfettamente calzante con il nome della fragranza. Ovviamente è stata riformulata, questo significa che è stata modificata e indubbiamente anche alleggerita, però secondo qualcuno, ed è una scuola di pensiero interessante, è anche stata modernizzata, quindi resa più portabile, più attuale insomma. E questo è L'Heure Bleue Eau de Parfum. Siamo arrivati alla fine del video, questi sono alcuni dei profumi che amo indossare in autunno. Grazie per avermi seguita fino a qui, fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre scelte per la
autunno. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!